Ma anzitutto vorrei dire che non solo sono contenta, sono contenta di essere tornata a Salerno, perché personalmente il mio cuore è a sud, ci ho scritto anche un libro sul cuore a sud. Poi Salerno mi piace moltissimo e vorrei che ci fosse un'attenzione per il sud, per la bellezza formidabile, pura, antica del sud, che sinceramente non trovo, lo dico poeticamente. Per il resto certo che sono contenta, perché per me quando si parla di poesia, poeta è una parola a radice greca che vuol dire colui che fa. Fa? Che fa? Spero che legga, spero che canti, spero che balli, spero che tracci, spero che scriva, spero che dipinga, spero che faccia musica e quindi spero che tutta l'azione creativa, passando per la poesia, perché la vita è una poesia, anzi me ne voglio dire una, la vita è un dolore che non passa mai, la vita è un piacere che non passa mai, finché non passa la vita. Ma io credo che, scusate, da Pasolini, mio grande amore, da Moravia in poi, è una testimonianza legata molto alla vita della gente che è il vicino di casa, che sono io, che è la gente. E quello che la gente sente diventa espressione del suo inconscio individuale, ma anche dell'inconscio collettivo. Io credo che noi viviamo in un tempo in cui la letteratura è cronaca. Sta diventando cronaca di cambiamenti, testimonianza, ma lo è sempre stata. Solo che prima io sono cresciuta con una nonna che leggeva i romanzi rosa, dell'Idu, Vezzilli, Ala, e aveva un'altra biblioteca in cui c'erano tutti gli scrittori dell'Ottocento. La prima esperienza, pallosissima, ma rigenerante che ho fatto nella vita tra libri rosa e libri dell'Ottocento è stato Victor Hugo, I Miserabili. E se posso dire una cosa che mi piace di poter dire, il finale, quando il persecutore del povero Jean Valjean, che deve sempre scappare da questo persecutore, si rende conto per l'atto di generosità finale che colui che l'ha salvato e colui che continua a voler catturare tutte le volte, gli sta restituendo addirittura la vita, mi arresti? Che fa quel persecutore? Si ammanetta e si butta nel fiume. Ecco, mi auguro per tutti i folli della terra che dovrebbero essere chiusi in un manicomio circondariale, perché la loro cartella clinica è analoga. Si possono chiamare Putin, Zelensky, Erdogan, Xi Jinping, Kim Il-sung, potrei andare avanti un'ora. Bene, vorrei che tutta questa gente imparasse che la vita è la sola poesia che nel rispetto della vita umana si può portare avanti. E quindi spero che si ammanettino e si buttino a fiume. L'umanità ne sarebbe beneficata.